Così come dovremmo avere il buon senso di non tradurre Elohim. Solo che se non si traduce Elohim, cioè se non lo si traduce con Dio, beh, allora si capisce che la Bibbia non parla di Dio. Perché non c'è nessun altro termine, è Elohim che viene tradotto con Dio. Non c'è nessun altro termine. Perché non esiste in ebraico il termine Dio, esiste quel nome lì, che è plurale. E forse il singolare deriva addirittura da un'altra radice, quindi. Come dico dal 2010, con la Bibbia facciamo finta. Facciamo finta che ciò che c'è scritto sia vero. Facciamo finta, ma qui facciamo finta essendo veramente buoni, ma buoni, 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 proprio bravi, che ciò che ne leggiamo noi sia ciò che hanno scritto in origine. Il problema è che gli stessi biblisti ebrei, docenti universitari nelle università giudaiche, come il professor Alexander Röfe, se vi fidate poi comunque vi faccio vedere tutto dove è scritto, ma solo per non perdere tempo, dice che una verità assodata è che la Bibbia che leggiamo noi non è quella scritta in origine. Questo è certo. Quindi noi non leggiamo ciò che hanno scritto gli antichi autori, ma leggiamo tutto ciò che nel frattempo, cioè nel corso dei secoli, è stato continuamente modificato. Questo è sicuro. E sappiamo anche, e questo lo sanno tutti gli studiosi, che soprattutto le parti iniziali della Bibbia, qui siamo veramente, andiamo oltre l'assurdo, ma che tutte le parti iniziali della Bibbia, tipo i racconti della Genesi, il Diluvio, eccetera, 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 sono una coppia rielaborata di racconti molto più antichi, che sono racconti sumero-accadici o fenici. Voi prendete un qualunque libro di storia, che purtroppo dedica pochissime pagine alla civiltà sumera e molte pagine alla civiltà egizia. Quando saranno costretti a riscrivere la storia dell'umanità, vedrete che cambieranno le proporzioni, perché tanto saranno costretti a riscriverle. I sapienti, sono loro che la devono scrivere, non è poi viene accettata. Allora prendete un qualunque libro di storia e quando trovate i racconti sumero-accadici, come sono definiti? Miti, leggende, beh, sono convinto che molti di voi hanno già capito dove sta l'assurdo. La Bibbia è una copia di quelle. La Bibbia è verità ispirata da Dio. L'originale è un mito, una leggenda. Sono secoli che ci raccontano questo oppure no? Ma questa roba qui la capiamo anche noi ignoranti, non c'è bisogno di essere sapienti. Ma capiamo anche noi ignoranti che è una palla colossale. Perché è evidente. Come può essere che la coppia è verità ispirata da Dio e l'originale è una leggenda? Ma questo ci è stato fatto passare, o no? Ma basta che noi ignoranti facciamo i nostri ragionamenti da ignoranti e queste cose le capiamo. E diciamo adesso per cortesia non raccontatecene più. Perché se è vero l'uno, è tanto più vero l'originale. E se l'originale è un mito, la coppia non può che essere un mito. E questo è un dato di fatto, che non c'entra con le traduzioni. Perché poi c'è il problema delle traduzioni, che è ancora un'altra cosa, che viene dopo. No? Tipo quello appunto di tradurre Elohim con Dio. Ma prima ancora ci sono tutti questi elementi che ci fanno capire come alla base di tutto appunto ci sia una bella, fantasiosa costruzione artificiosa. Parlando di quei signori lì, prima Carlo parlava di questi UFO governati dal pensiero, mi veniva in mente il racconto del sesto, settimo, ottavo libro dell'Odissea, dove si parla delle navi di Alcinoe, il re dei Feaci, che era discendente diretto di sangue, come definisce l'Odissea in greco, Alcizeoi, cioè vicini di sangue appunto agli Zeoi, cioè cosiddetti dei,
questo Poseidone, che era il signore delle acque, quindi il corrispondente di Enchis Merocatico, aveva dato ad Alcinoo, suo discendente diretto di sangue, delle navi che viaggiavano senza il Kubernetes, cioè senza il timoniere, perché conoscevano da sole la rotta, governate dal pensiero. Non si perdevano mai, non si guastavano mai, viaggiavano velocissimi sia sopra che sotto l'acqua. Odissea. Facciamo finta che sia vero, così come facciamo finta che sia vero ciò che ci racconta la Bibbia? Se facciamo finta che sia vero, allora lo mettiamo assieme ai racconti che sono presenti in tutti i continenti del pianeta Terra e vediamo che tutti ci hanno raccontato la stessa storia. Tutti, tutti, tutti. Allora o tutti hanno inventato la stessa storia, o altrimenti vuol dire che forse quella storia lì ha un fondamento. Se la scienza comincia a fare finta che certe storie abbiano fondamento, la scienza arriva a capire un sacco di cose che adesso invece non è in grado di capire. E adesso poi ne leggiamo un paio, così entriamo nella concretezza dei fatti. Ma c'è una cosa che vi voglio raccontare, che è questa, che per esempio il termine Elohim, no? Che parecchi succo è tutto lì, cioè o Elohim è Dio, e allora la Bibbia è una cosa, o Elohim non è Dio, e allora la Bibbia è tutt'altro. Ed è evidente che la Bibbia è tutt'altro. Poi sui singoli termini, come dire, dal punto di vista filologico si può discutere all'infinito, si perde solo un sacco di tempo. La sostanza è quella lì. La sostanza è che in quella lingua non c'è neppure una parola che indichi Dio. E quindi la Bibbia non è un libro sacro. Sempre. Allora, c'è per esempio chi dice che il termine Elohim significa chiaramente che quando usato con il verbo singolare indica Dio, cioè Dio nostro, quando usato con il verbo al plurale invece indica le divinità pagane. Siccome questo nella Bibbia è continuo, cioè gli autori biblici hanno usato sia il verbo singolare che il plurale, c'è questa alternanza. E quindi c'è, questo qui sì, lui è un professore ebraista, filologo, eccetera, che dice appunto che Dio non ha neanche capito che appunto verbo singolare significa Dio, verbo plurale significa... C'è qualcuno che ha una Bibbia? No? Abbiamo sulla fiducia. E no, ma qui... Sapete che la storia della salvezza, salvezza da che cosa non lo so, ma comunque la storia della salvezza, visto che non c'è nessun peccato originale, non dobbiamo essere salvati da niente, per fortuna. Dalle tasse sì, ma la Bibbia se ne occupa tanto. La storia della salvezza inizierebbe quando Dio chiama Abramo, no? Dio si fa presente nella storia, chiama Abramo fuori dalla terra della sua famiglia, gli dice vieni che andiamo in terra di Canaan, eccetera. In Genesi 20:13 c'è scritto: ora avvenne che quando Dio mi fece errare, ed è Abramo che parla, quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io dissi, eccetera, eccetera. Quindi, quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, verbo singolare, quindi Dio. Genesi 20:13 nelle Bibbie cosiddette interlineari, che sono quelle su cui ho lavorato io. Ci sono 17 libri dell'Antico Testamento pubblicati da questa casa edizione San Paolo da me tradotti, quindi questi qui. C'è l'ebraico, la traduzione letterale sotto. Genesi 20:13, lo stesso versetto che abbiamo letto. E fu come che fecero vagare me Elohim da casa di padre mio. Il verbo è al plurale, qui per singolare. Questa è qualunque Bibbia voi abbiate, lo trovate a singolare. Perché nella Bibbia per le famiglie il verbo viene tradotto al singolare, nelle Bibbie che vanno nelle facoltà di teologia e nelle biblioteche di tutte le università del mondo che si occupano di Bibbia, i tu, cioè il verbo a, non lo possono tradurre al singolare, no? Perché altrimenti gli studiosi dicono: signori, ma ci prendete per i fondelli?
e quindi sono costretti a tradurlo al plurale. Combinazione però, la casa editrice è la stessa, eh? Plurale, singolare. Non è sbagliata quella traduzione lì, è falsa, è una cosa diversa. Cioè è fatta apposta. Nel senso che chi legge la Bibbia in casa deve leggere che Elohim, cioè che Dio, ha chiamato Abramo. Qui, per fortuna, invece in queste Bibbie qui, Elohim non viene tradotto, viene lasciato Elohim. Con il verbo al plurale. Poi io sono quello che si inventa le traduzioni, eh? Io.